Buongiorno ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo video. Dunque, oggi faremo il giro qui attorno ai Colli Uganei. Dunque, come vedete alle mie spalle c'è l'anello dei Colli Uganei che faremo in parte per poi allungare un attimino la percorrenza. E diciamo che il giro solitamente è di una settantina di chilometri circa. Noi l'allungheremo fino a 126, uscendo un attimo dall'anello, andando diciamo nelle zone limitrofe a Montagnana, poi all'Onigo per poi ritornare verso l'anello. Dunque si tratterà veramente di un giro fantastico, entusiasmante. Dunque salite in sella con me o sul ferro come si faceva una volta, guidate la bici e niente, godetevi lo spettacolo. A dopo. Siamo partiti da Monte Grotto Terme e dopo soli 5 km abbiamo questo spettacolo. Guardate. Dopo aver sostato qui e aver fatto un po' di riprese video perché sono veramente incredibili, adesso ripartiamo e andiamo verso Monselice. Arrivati a Monselice, allora facciamo un po' un'analisi di questo primo tratto, molto scorrevole, molto veloce, fatto di ghiaino e anche asfalto, dunque tutto l'anello comunque sarà più o meno così. Adesso questa è una traccia che è abbastanza classica, che tanti hanno percorso, però per chi non l'avesse fatta diciamo che farò anche un'analisi di com'è la traccia. Dunque anticipo già che sarà un po' tutta così. Non so se faremo qualche argine, adesso vedremo più avanti, dunque di sterrato puro, però molto veloce, dunque si può fare anche delle buone medie qui. Lasciamo Monselice con tutte le sue bellezze storiche e adesso prossima tappa sarà Este. Arrivati anche ad Este, dunque il tratto tra Monselice ed Este, ciclabile anche qui, piccolo sterratino di ghiaino molto fino, lunghezza circa 6-7 km, scorrevolissimo, dunque anche qui si può fare una buona media, una buona pedalata e tenere anche un buon ritmo. Bene, entriamo ad Este adesso. Fatti i primi 25 km, qui siamo sulla piazza centrale di Este, abbiamo questi due gattoni o due leoni che sono magnifici. Adesso rimontiamo in sella e andiamo, lasciamo Este, andiamo verso Chiavicone. Da Chiavicone prendiamo la deviazione verso Montagnana. Allora siamo al 30° chilometro circa, dunque abbiamo lasciato l'anello dei Colli Uganei, stiamo uscendo per andare verso da Chiavicone verso a Montagnana, come dicevo prima. Qui alle mie spalle avete il fiume Frassine o Frassine, dipende l'accento dove va posto. E giornata è veramente meravigliosa e fantastica. Allora, nei vari centri poi si trova diciamo quel clima natalizio, dunque proprio si percepisce un po' diciamo il Natale, dunque è fantastico. E poi gli ambienti che mi si stanno presentando qui sono veramente unici.
Allora ragazzi, questo tratto che va da Chiavicone fino a Montagnana mi ricorda la Veneto Gravel. Il secondo giorno, dunque, da Villafranca di Verona fino a Bassano. Vi lascio qui il link per vedervi il video. Guardate anche il primo giorno perché è veramente fantastico. E direi che ci manca poco per arrivare a Montagnana. Ah, che bei ricordi! Qui siamo sul primo tratto, diciamo, sterrato, un po' più hard, insomma, però sempre bello battuto, bello scorrevole comunque, Allora qui mi aspetta un drittone da circa 6 km prima di arrivare a Montagnana. Questo tratto qui fa parte della ciclabile delle Città Murate. Dunque è una ciclabile fantastica dove si visitano le varie città con dei castelli medievali e dunque dove si assapora storia, antichità e dove innanzitutto si sta in mezzo alla natura poi. Soprattutto. Bene, dai che andiamo avanti. Allora ragazzi, siamo al 42esimo chilometro, siamo arrivati a Montagnana. Avete visto il castello di San Zeno, una cosa veramente incredibile, fantastica. Allora, il tratto, diciamo, che da Esteporte fino a qui a Montagnana, che fa parte della ciclabile Città Murate, e anche lì è un tratto di un ghiaino veramente molto scorrevole, molto veloce. C'è stato un piccolo tratto di interruzione della ciclabile dove si proseguiva, diciamo, su una pseudo mulattiera, però anche quella, diciamo, senza alcun tipo di problema, anche quella scorrevole. E il tratto, diciamo, che dicevo prima, di 6 km è abbastanza lungo, dunque se si esporti un po' al vento si fa un po' più di fatica perché lì non ci sono veramente ostacoli per il vento. Io fortunatamente ce l'avevo un po' alle spalle, di conseguenza ho avuto anche l'aiutino e comunque sono stati 6 km veramente belli lunghi, un bel drittone. A me i drittoni piacciono, non annoiano come spesso sento dire, però insomma, se uno vuole fare un po' di gamba, fare un po' di velocità, i drittoni comunque sono veramente, diciamo, utili, insomma, per fare esercizio, insomma. Bene, allora, dunque adesso ci cibiamo un attimo, facciamo una pausa e poi andiamo verso l'Onigo. E dunque andiamo nel Vicentino, dunque ci trasferiamo dal Padovano al Vicentino. Bene. Ragazzi, lasciata Montagnana, abbiamo fatto strade e stradine di campagna poco trafficate. Adesso ci troviamo sul l'argine erboso del fiume Gua. Questo sentiero erboso lungo 6 km è bello tosto, è la parte, diciamo, almeno fino adesso più impegnativa. Allora, abbiamo lasciato i colli Euganei ormai da un pezzo e qui alla mia destra abbiamo i colli Berici. Dunque, manca poco per arrivare
a Colonia Veneta e poi si va verso Lonigo. Lasciamo la stupefacente Colonia Veneta, incredibile, veramente non pensavo che avesse tutte queste attrazioni, sempre una scoperta comunque. Adesso ci dirigiamo verso Lonigo, dai, e poi torniamo verso i Colli Eugani. Siamo sempre sull'argine del fiume Gua e stiamo per arrivare a Lonigo. Ecco, allora da Montagnana fino a Lonigo c'è da percorrere questo argine erboso che anche qui saranno altri 5 km più o meno, dunque in totale questo tratto erboso sarà circa di 11 km più o meno, e dalla parte un po' più, diciamo, un po' più faticosa perché è piena di buche, in più c'è l'erba. Adesso qui non è molto alta, però in alcuni punti è un po' più alta e ti rallenta un sacco, dunque bisogna spingere e fare un po' di fatica. La ciclabile è diventata più agevole adesso, è cementata e si corre bene. Allora, dunque qui alla mia destra, o meglio qui di fronte a me, ci sono i Colli Iberici, mentre lì alla mia sinistra ci sono i Monti Lessini. Bene, facciamo una capatina adesso a Lonigo e poi torniamo verso i Colli Euganei. Lonigo, centro fantastico, adesso ripartiamo e andiamo a ricongiungerci all'anello dei Colli Euganei. Adesso da qui arriveremo fino al castello di Valbona, seguitemi. Allora ragazzi, stiamo costeggiando i Colli Iberici, guardate che fantastico panorama. Questi li ho già percorsi, ci ho fatto una traccia ancora l'anno scorso, ancora con Ella, non so se vi ricordate. Vi lascio il link qui del video, poi ovviamente dentro al video in descrizione trovate anche la traccia. In fondo abbiamo i Colli Euganei che tra un po' dovremo raggiungere. I Iberici li abbiamo, diciamo, già passati, abbiamo costeggiati, adesso arriviamo dunque al castello di Valbona. Quasi arrivati all'anello dei Colli Euganei, però devo affrontare un attimo questo sterrato fangoso, aiuto! Un po' impervio direi.
arrivati a Valbona. Questo alle mie spalle è il famoso castello di Valbona. Allora, diciamo che dall'Onigo fino a qui ha fatto una bellissima ciclabile asfaltata, ma proprio nuova di palla. Penso che sia la ciclabile dei Berici. Poi comunque il percorso si è alternato tra questa ciclabile, ma anche, diciamo, sterrati abbastanza impegnativi, fangosi, come avete visto, con pozzanghere, fango, oppure comunque tratti, diciamo, erbosi. Adesso siamo arrivati qui, ci ricongiungiamo praticamente con l'anello dei Colli Euganei e per tornare a Montegrotto. Siamo al 95esimo chilometro, dunque ci mancano più o meno una trentina di chilometri. Proseguiamo? Certo che sì, a dopo. Ragazzi, ci manca veramente poco, abbiamo fatto una piccola salitina del 13-14%, abbastanza duretta, l'unica di giornata, tra l'altro, a parte qualche piccolo strappetto, ma niente di... però questa era un po' impegnativa, insomma. Bene, adesso andiamo verso Teolo, in teoria, e poi siamo a Montegrotto, ci manca veramente poco, state con me. Il 17esimo chilometro, siamo arrivati a Teolo e non potevamo non fermarci alla famosa abbazia di Praglia, che è un monastero benedettino. Guardate, avete visto che fantastica struttura, che architettura incredibile. Allora, ci mancano 10 chilometri circa alla fine di questo bellissimo percorso, bellissima traccia. Adesso le temperature sono fatte veramente molto molto rigide, anche perché siamo, diciamo, al di qua dei colli, di conseguenza il sole non batte più. Bene, adesso ripartiamo, andiamo verso Montegrotto per chiudere l'anello. A dopo. Il giro si è concluso con 130 km, poco meno, e con 300 di dislivello, dunque praticamente quasi piatta, insomma. Allora, l'ultimo tratto da, diciamo, dall'abbazia di Praglia fino a Montegrotto, sì, abbiamo fatto praticamente degli sterrati molto veloci e ciclabili in asfalto, anche quelle ovviamente velocissime. Ovviamente questa mattina fino a, diciamo, fino a 1:30-2 si stava anche abbastanza bene. Adesso effettivamente fa parecchio freddo, insomma, dunque ho patito un po' di freddo nonostante sia attrezzato e sia vestito. Bene, allora vi ricordo di iscrivervi al mio canale, Non Solo Gravelandre, visitare i miei profili Facebook e Instagram, ovviamente sempre Non Solo Gravelandre. Ci vediamo alla prossima. Vado a scaldarmi un po'. Ciao ragazzi.